In questo periodo chiunque metta in discussione una serie di dogmi, una serie di affermazioni che vengono fatte dalla stampa, dalle televisioni, dai politici e da presunti esperti viene accusato di parlare contro la scienza. Noi oggi qui con noi abbiamo una scienziata, Giuliana Conforti, che è un'astrofisica. Quindi la domanda che vorrei farle è veramente così? Cioè le affermazioni che vengono fatte e che spesso sono in contraddizione con quanto detto poco prima, sono affermazioni che possono essere definite la voce della scienza? Ma dovremmo capire che intendiamo per scienza. Adesso la medicina è assurda al ruolo di scienza, non mi risulta, perché deve essere applicata al singolo individuo, dovrebbe capire perché ci sono tanti asintomatici piuttosto che occuparsi solo esclusivamente degli ammalati. Non la considero, non ho mai considerato la scienza, la medicina una scienza, ha una cultura, un background importante, però da qui a definire scienza spacciata per certezza ce ne corre, perché adesso anche nel mio campo, l'astrofisica, sta cambiando tutto. Quindi quello che credevamo prima certo, ad esempio il campo del sistema solare, sta cambiando la rotazione della Terra, il magnetismo terrestre, il magnetismo del campo magnetico del sistema solare, il magnetismo della galassia. Questo può avere un impatto sulla biologia degli esseri viventi e quindi anche degli esseri umani? Ma sicuramente sì, perché noi facciamo una diagnosi, tanto per fare un esempio pratico, che si chiama risonanza magnetica nucleare, e quello studia la coerenza delle nostre particelle nucleari. Le nostre particelle nucleari sono sensibili al magnetismo e la malattia è incoerenza e la salute è coerenza. Quindi la coerenza dei movimenti legati al magnetismo, che non ha limiti, è non locale, nel senso che è nel piccolo e nel grande, sta cambiando con rapidità tale che preoccupa tutti quelli che hanno finora invece parlato di una scienza come di un oggetto certo e mutabile. Cioè sta cambiando, ripeto, tutto l'universo, compresa soprattutto la Terra, e non si sa, nessuno sa che succede. Come prevedeva Giordano Bruno, nessuno alza gli occhi al cielo e si chiede che cosa sta succedendo. Però per esempio nella sua branca scientifica, l'astrofisica, chi fa ipotesi differenti da quelle prevalenti o chi mette in discussione determinate ricerche magari molto recenti viene trattato come un criminale, come sta avvenendo con chi contesta, non so, la sicurezza o l'efficacia dei vaccini? Un po' meno, perché i cambiamenti sono così travolgenti in astrofisica che non sanno più che cosa credere. Ora stanno cambiando i buchi neri, i buchi bianchi, c'è il vento solare che proviene dalla Terra, dal Sole, arriva sulla Terra e tocca tutti la Terra alle 3:30 di notte. Questo è un fenomeno importante perché a quell'ora c'è la nostra secrezione ormonale e molti in quell'ora o si risvegliano, non riescono a dormire o c'è un evento. Una secrezione ormonale significa emettere centinaia, migliaia di ormoni dal nostro corpo. Ora so perché io mi sveglio regolarmente alle 3:30 di notte. Un segno di sensibilità al cambiamento. Giordano Bruno, che è il mio maestro ideale, diceva: l'uomo è centro. L'uomo è un centro ovviamente non geometrico, ma è un centro cibernetico, nel senso che quel contatto col vento solare stimola una funzione fisiologica cruciale per il nostro corpo. Quindi da come noi reagiamo agli eventi, anche dal punto di vista fisiologico, significa una centralità perché significa percepirli in qualche modo. Lei è d'accordo sul fatto che il dubbio è l'elemento di progresso della scienza per antonomasia, mentre le certezze, i dogmi, sono qualcosa che riguardano più il pensiero religioso?
Assolutamente, cioè il dubbio è la molla, ma in qualsiasi campo, ma religioso anche di questa nuova scienza, che la medicina non è una scienza, semmai è un'arte, no? Però appunto considerare le statistiche in funzione del tempo, dei cose, cioè questa è una scientificazione ridicola. Una sorta di religione scientifica. Ma è un modo, è il modo classico per suscitare paura, dire alle paure certe fuori le solite statistiche che ci propinano in televisione per suscitare paura e dipendenza, perché questo è il gioco del potere, non c'entra proprio in realtà con la scienza, che se vuole essere realmente scienza guarda la natura dei fatti, ai fatti e cerca di comprenderli, quindi ha appunto il dono del dubbio.